Ferro preso al volo, mamma mia. I'm a pro player, motherfuckers. Sta acqua di merda. Dammi il ferro. Ho bisogno del ferro, il mio tesoro. Qua la texture si bugga, vedo la lava mentre spacco i blocchi. Speriamo che non cada dentro ed è caduto, perfetto. Io sono un pirla. Ehi là. Allora, proseguiamo di qua. Frattempo non ho ancora incrociato un mob. Adesso che parlo sicuramente ne trovo un milione. Perfetto, noi proseguiamo di qua. Andiamo giù di qua. Di qua, di qua, di qua. Allora. Iniziamo con spegnere questi due blocchettini qua. Ci espandiamo qua. Torce, torce. Spacchiamo. Poi dopo torniamo alla nostra basettina a mettere giù il ferro. Così ci craftiamo piccone e spada. No, spada di ferro ce l'ho già. Sono un pirla invece. Non c'ho bisogno della spada di ferro. Allora, qua in teoria la pozza di lava continuava di qua. Ma mi verrebbe da dire che dovrebbe essere finita. Quindi io mi espando così. Ok, ho chiuso tutto anche qua. Proviamo a cercare per di qua. Sempre che non incrociamo un'altra pozza di lava. Se no, li volano i porchi proprio facili facili. Allora. Dai. C'è un tunnel lungo 30-40 blocchi. Io incrocio il carbone. E lava. Tanto per cambiare. Questa cos'è? Una pozza. Ma quanta lava c'è qua? Siamo paxi. E la Madonna, ma che pozza è sta qua? Non voglio vederla dove va a finire. Siamo impazziti comunque. Cioè. Tutta sta lava da donde viene? Spegniamone un po', almeno riusciamo a recuperare questi oggetti. Qua c'è del ferro nel frattempo, molto bene. Sto cercando di spaccare del ferro con del ferro. Però io non voglio il ferro e l'oro, voglio i diamanti. E lapislazzuli, io quando vedo del blu mi esalto subito pensando, sì, pensando ai diamanti, ai shine bright like a diamond, e invece sono sti lapislazzuli qua. Che ripeto, adesso sono utili, ok, ma preferirei avere i diamanti adesso, visto che per incantare bisogna creare il tavolo degli incantamenti, nonché fatto con i diamanti. E continuiamo qua a spegnere. Cioè, con tutta questa ossidiana posso costruirmi 78 portali al Nether. Allora, illuminiamo, illuminiamo, ok, vedete, sembra quasi buggata la texture. Vedete, cioè illumina troppo poco. Vabbè, scaviamo qua di lato, ho quasi finito il piccone nel frattempo, scaviamo qua di lato, è una bella merda. Allora, ok, adesso ho finito il piccone, io non torno indietro, perché I'm a pro player, quindi farò così. O forse perché sono un pirla. Ditemelo voi nei commenti. Allora, adesso metto. Cosa sto facendo? Metto il carbone qua dentro e il ferro. Cosa sto facendo? Devo costruirmi la fornace. Facciamo tre fornaci. Uno, due, tre. Poi metto metà qua, metà qua e il resto qua. Faccio 6, 3 e 3. Nel frattempo, guardate le fornaci, ragazzi. Che figata! Con questa texture in 3D, qualcosa di assurdo. Però adesso io voglio andare giù di là, voglio continuare a esplorare sta pozza, ormai mi ha fatto incuriosire. Quindi, innanzitutto prendiamo tutto quel carbone lì, poi che il carbone è sempre utile. Ferri del mestiere, ma l'ho già fatto 78 volte io quel. Ok, ne riesco a far due. Prendiamo lingotti di ferro, ok, qua finito. Metterò dentro l'oro a cuocere, così quando torniamo indietro l'oro è pronto presso il raccolto. Allora andiamo qua. Allora, carbone, carbone,
Carbone. Non è che per caso dietro al carbone si nasconde un diamante, non so, no. Vabbè, pazienza. Nel frattempo, non so per quale motivo, ma la fame non. Ah, qua c'è del carbone anche qua, che non avevo visto. La fame non mi sta scendendo così rapidamente come pensavo io. Vabbè, meglio così. Dovrebbero fare un contenitore di esperienza, tipo modalità hardcore, cioè la lasci giù e la usi quando vuoi. Visto che poi se muori si cancella il mondo. Perfetto. Andiamo qua. Io continuo, per la mia strada. Faccio una bella. Una roba bella lunga, un bel tunnel bello lungo. E poi torniamo indietro. Attenzione, attenzione! Pozza di lava con vicino della redstone. È la prima redstone che incontro. Io non so perché, ma sono fiducioso. Allora, la redstone poi la utilizzeremo per farci anche il campo di grano automatico. Allora, prendiamo sta redstone. Allora, stavo scavando qua. C'è una bella cosa, ecco, perfetto, io butto via la cobblestone adesso che mi serve, non questa. Facciamo ta 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 ta, ok, chiudiamo e andiamo avanti per la nostra strada. Però ci ripigliamo le torce, qua ne ho altre 64, quindi sono ben messo. Andiamo, 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 andiamo. Aia, aia, aia. Tanta ghiaia. Bella. Quanto amo io le torce in questo caso. Qua c'è dell'altra ghiaia, quindi io farei una cosa di questo tipo. Spacco qua, metto sotto la torcia, spacco questo. Altra ghiaia, stesso procedimento. Per chi non lo sapeva, le torce sono overpower contro la ghiaia. Ok. Allora, spacchiamo qua, giù tutto. Ok, la ghiaia dovrebbe essere finish. Giusto? Quanto ho scavato? Ancora un po' scaviamo, dai. Ho usato il piccone sbagliato. Andiamo avanti, dai. Carbone, io incrocio carbone. Miliardi di carbone. Come se non ce l'avessi. L'unica cosa positiva di quando scavi il carbone è che ti dà esperienza. L'unica cosa positiva. Per il resto se ne può fare anche a meno, visto che il carbone si può creare anche con legno e soprattutto un secchio di lava cuoce 100 pezzi, 99 o 100, boh, 100 pezzi di qualsiasi cosa. Quindi diciamo che sì, il carbone è utile, ma fino a un certo punto. Diciamo che è sostituibile. Attack. Ripigliamoci le nostre torcettine. Andiamo avanti a scavare, scaviamo ancora un 10 blocchi da adesso. 1, 2, lapislazzulo, mi fai prendere sempre i colpi. Madonna, oh. Sì, lapislazzulo con dietro della redstone. Tutti i colori del mondo qua. Fammi vedere anche un azzurro, dai. Cioè, mi hai messo il blu, mi hai messo il rosso, mettimi anche un azzurrino, no? Sei proprio infame, così. Sei proprio un infame, infame. Niente, zero proprio. Vabbè, continuiamo per i nostri passi. Nel frattempo, ridendo e scherzando, sono a livello 18 di esperienza. Attenzione, attenzione. Anche perché poi bisogna tornare indietro, cioè, nel senso. Non vedo più una minchia. Vediamo quanto siamo lontani. Allora, pigliamo sto carbone e torniamo indietro. Oro. Carbone e oro io trovo. Quello che mi serve veramente, ovvero il diamonds, il diamante, non trovo. O il ferro anche, cioè, almeno mi faccio l'armatura, cioè. No, carbone e oro. Inutile. Ah, come godo! Come godo, come godo, come godo! Diamanti! Finalmente la mia missione in miniera non è stata vana. Allora, perfetto. E tra parentesi vicino alla pietra rossa. Come dicevo io. Perfetto. Allora,
Per fortuna che ho trovato il carbone, che se no stavo tornando indietro. Quando ho detto scavo sto carbone e poi torno indietro. Per fortuna. Non dirmi solo tre. Dai, io che sfiga ho io. Cioè, tre blocchi di diamante e basta. Cioè, tre diamanti, non tre blocchi di diamante. Scaviamo prima tutto bello intorno, così ci assicuriamo che non ci sia niente. Allora. Eccoli qua i nostri bei tre diamantini. Ok, sì, proprio tre sono. Uno, due. Ah, ti dà l'esperienza pure adesso scavare il diamante? Da quando? Adesso io devo tappare sto buco qua innanzitutto. Quindi lo tappiamo. No, lo attoppiamo subito. Qua ogni tanto con sta texture tira di quelle laggate spaventose. Io sono arrivato da qua, giusto? Sì, quindi facciamo tac, tac. Spaccati. Ok, io sono arrivato da qua. Facciamo tum, chiudo. Quindi qua adesso spacco così, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e torniamo indietro da qua, in modo che controlliamo anche sto lato. Non è possibile che ci saranno diamanti sia qua che, cioè, vicini. Però tentar non nuoce. Allora, spacchiamo. Sicuramente più in là di questo non c'è niente perché, come potete vedere, scavo apposta così perché se spacco qua mi riconduco all'altro tunnel. Adesso ci mettiamo le nostre belle torcettine qua. Qua spacchiamo questa, che la redstone può essere sempre utile se arriverà qualcuno. Saluta. Mia mamma mi prende a pugni, spettacolo. Torniamo in tre. Non subisce la gravità, perfetto. Bug. E quasi quasi. Non posso lasciarle giù le torce. Scusate, eh. Niente, ci siamo condotti al buco di prima qua. E adesso qua finiamo di spaccare. Poi quando ci ricongiungiamo alla pozza di lava, io direi che possiamo tornare di sopra e terminare qua l'episodio. Sbagliato, torcia. Mancherà alla pozza di lava. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, recuperiamo tutto. Allora, io non lascio giù niente. Niente, niente. Mi recupero anche questa. Questa qua ci sta. No. E siccome ho tutte robe utili, a parte la lapislazzi, questi 19, potrei lasciarli qua. Però attenzione, se facciamo così, è vero, butto via una costoletta, però perlomeno faccio spazio per questa. Allora, eravamo arrivati a di qua noi. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Torna in dre. Perfetto, qua c'era l'altra. Portiamo via anche questa. E adesso per salire si sale di qua. Di qua. Eccola qua, la strada. Se la riesco a prendere di casa. Perfetto, perfect. Diciamo che non è proprio stato fallimentare come viaggio in miniera, perché torniamo a casa con un bel po' di carbone, un bel po' di ferro, lavorato naturalmente, dell'oro e tre bei diamantoni. Adesso qua si va di qua, poi si va su di qua, spero. Sì, qua c'è del carbone, ma non mi interessa al momento, si va di qua. Sento dei rumori bruttissimi, io me la fugo, facile facile. Saliamo di qua. Saliamo. Ok, perfetto. E possiamo quindi terminare l'episodio. Ok, perfetto ragazzi, l'episodio finisce qui. Siamo riusciti a trovare questi bei diamantoni, tre,
accontentiamoci di questo per iniziare. Sta venendo notte, quindi io direi che vado a dormire. L'appuntamento è domani con un altro episodio, sempre della Let's Play Hardcore. Passate alla pagina Facebook dove troverete il calendario delle cose che vorrei fare durante tutto ottobre. Spero di riuscirci a star dentro anche col lavoro. Perfetto, vado a letto che sta venendo notte. Da Zanze è tutto, un saluto. Bella!